capelli! Ho bisogno di capelli! Cos'è questo? Lasciatemi andare! Capelli! 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 Ora tutti questi capelli sono miei! Capelli! 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 Aiutami! Capelli! 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 Ho bisogno di quei capelli! Capelli! Ragazza, fermati! Mi hai tirato i capelli! Fermatevi! Capelli! Capelli! Calma! Cosa sta succedendo qui? Capelli! Capelli! Più capelli! Ma cosa sta succedendo qui? Posso saperlo? Quella ragazza mi sta tirando i capelli! Capelli! Ho bisogno di capelli! Quella donna è pazza! Stavo camminando per strada e mi stavo godendo questo sole meraviglioso! E lei è venuta a tirarmi i capelli! Ma sentite, gente, calmatevi! Ho bisogno di conoscere l'intera situazione! Com'è successo? Per sapere come risolvere tutto questo! Capelli! 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 No! È stata quella pazza! Dov'è? Ma dov'è? Credo che sia scappata là! Eccola là! Andiamo! Torna indietro! Torna indietro! Non mi prenderanno! Sono i suoi vestiti? Sì! Penso che siano i suoi vestiti! Ma dov'è andata? Mi ricordo, sono proprio i suoi vestiti! Ma come osa uscire per strada senza vestiti? Deve essere davvero pazza! Guarda, vedo che sei stanca! Ma c'è un ospedale qui davanti! Non c'è altra via d'uscita? Sono sicuro che sia andata lì! Allora vado a prenderla! Esatto! Vai a prenderla! Guarda! Se rimane in giro! Immagina solo, taglierai i capelli a tutte le donne in mezzo alla strada. Non ho molto tempo per stare qui a discutere con te. Ora vado a cercarla. Permesso. Aspetta! Vengo anch'io, ma non corro. Vado camminando perché sono molto stanca. Edoarda, ma cosa ci fai qui? Capelli, maestro! Ho portato i capelli, tutto quello che hai chiesto. Mi dispiace, Edoarda. Ormai non serve più. Ma tu l'hai chiesto! Sono qui! Capelli! 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 Edoarda! Vieni qui! Vieni con me! Parliamo! Siediti là! Puoi sederti qui, Edoarda! Ho portato tutto! Tutto quello che volevi! I capelli! Lo vedo! Ma stai calma, Edoarda! Stai tranquilla che mi prenderò cura di te! No! Capelli! Ho portato i capelli! L'hai chiesto tu! Lo so, andrà tutto bene. Mi prenderò cura di te. Devo solo fare una telefonata. Torno subito. Capelli! 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 Pronto? Edoarda, Alana, quella paziente di cui ti ho parlato, è qui! Volevi solo essere avvisato, quando fosse tornata. Va bene, allora. Ciao. Allora sei qui! Ti ho trovata! Lasciami i capelli! Ma cosa sta succedendo qui? Sono capelli! Tutto è capelli! Dottore, mi può spiegare, per favore? Perché sta parlando in modo incoerente? Poliziotto! State calmi, posso spiegarvi. Ah! Sei lì, pazza! Ridammi subito i miei capelli! No! Non restituirò nulla! Sono miei! Miei! I miei capelli! Miei! 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 Signorina, calma! Calma! È fuori di testa! Ci ho messo anni a far crescere i capelli, fino a questa lunghezza! E lei viene a tagliarmeli! Restituirò i miei! Sono i miei capelli! Signorina! Signorina! Sto parlando! È fuori di testa! Gente, ma che confusione è questa? Questo è un ospedale! Per favore, fate silenzio. Silenzio? Voglio i miei capelli. Signorina. Si calmi. Calma, per favore. Calma, mi spieghi? Cosa sta succedendo? Vi spiegherò. Poliziotto, porti subito questa donna in commissariato. No, non in commissariato. Vi spiegherò tutta la mia storia. Dottore. Me lo può spiegare? Cosa sta succedendo? Spieghi, dottore. Diglielo. No, no, no. Parlerò io. Racconterò la mia storia. Edoarda, stai calma, sei agitata. Vuoi che parli io con loro? Spiego io. No, dottore.
racconto io. Ho una bambina. Si chiama Luisa. È bellissima. E poi i suoi occhi brillavano. È molto felice. Ma poi un giorno è venuto il dottore. E poi i suoi capelli hanno iniziato a cadere. E il dottore ha detto che se i suoi capelli fossero ricresciuti sarebbe guarita. E i suoi occhi sarebbero tornati a brillare. E sarebbe tornata a correre e a giocare. Come fanno tutti i bambini. Ma non l'ho più vista. Ma ho preso i capelli. Dov'è? Dov'è lei? Dottore, le metta i capelli. Per favore. Eduarda è andata a vivere con gli angeli. No, no! È qui! È mia! La mia Luisa! L'amo! Guardi il dottore! Sta scherzando! È felice! Dottore, portami lì! Andiamo! Gente, state tranquilli. La stiamo già curando. Stiamo già monitorando cosa le sta succedendo. Anche il suo medico sta arrivando qui per curarla. Quindi potete stare tranquilli che andrà tutto bene. E mi dispiace per i tuoi capelli. È una situazione molto complicata. Vuole ancora sporgere denuncia, signora? No, agente. Ora capisco la sua situazione. È molto scossa. Non ho intenzione di sporgere alcuna denuncia. Allora andiamo. Va tutto bene davvero, dottore? Quindi sì, potete stare tranquilli. Ci prenderemo molta cura di lei. E questo non si ripeterà più. Cosa è successo oggi? I capelli! I capelli! I capelli! Arrivederci, dottore. Viaci Eduardo. I capelli! Sta scherzando? I capelli! I capelli! I capelli! Bene! Allora, Eduardo, credo sia meglio iniziare a parlare del tuo trattamento. No, dottore. Facciamo così. Rimettiamole i capelli. Così potrà tornare a correre. Passeggiare! Giocare! Come fa ogni bambino. Eduardo, non tornerà ancora. È andata a vivere con gli angeli. No, no, no! È qui, è qui! Non la lascerai morire. È mia figlia. Sono sua madre. No! No! È qui! È qui, dottore! No! No! È qui! I capelli? I capelli? Non le piace il rosa. I suoi vestiti rossi sono rosa, dottore. Non le piacerà. Sta delirando. No! 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 Voglio che tu faccia il trattamento. No! No! Non voglio vederla. Tesoro mio! Tesoro mio! Facciamo il trattamento! Voleva che tu facessi il trattamento! Figlia mia! Me l'ha già detto! Che è tornata! Curiamoci! Mi prenderò cura di me stesso! Starò bene! Andrò a trovarla! Esatto! Figlia mia! No! 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 Andiamo!